E questa, Francesca, è una delle canzoni di Franco Fasano, quella che no, abbiamo appena... Sì, 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 le canzoni nostre e la nostra gioventù. Anche lui sa di gusto estate. E in effetti ho avuto il piacere di conoscerlo e di intervistarlo, poi magari tu vedi come fai, manderai in onda, non lo so. È stato simpaticissimo, vi saluta, vi segue, 105 con gusto, ha detto che un programma, abbiamo l'amicizia, un programma che segue, Pino Caputo naturalmente vi ha fatto tanti tanti complimenti, che saluto, ed è stata una bella esperienza. Oggi è il momento di Gusto Estate. Bentornati amici a Gusto Estate, grazie ad Antonietta, grazie a Nunzia, sempre presente per questa rubrica veloce, qui una pillola di gusto che regaliamo ai nostri amici. Bentornati. Buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori di 105 con gusto e buongiorno anche a tutto lo staff che è qui con noi a questa bellissima giornata calda. In questa giornata calda Nunzia non ha preparato la solita ricetta, una ricetta calda, una ricetta al forno, pasta e patate, pasta e no, assolutamente, no, usciamo anche dagli se schemi oggi, oggi usciamo dagli schemi. Ma oggi mi vuoi far ubriacare? Sì. Un pochino, con piacere, sempre, sempre Francesca, sempre con te, sei la nostra musa di gusto, quindi ci approdiamo tutti a te. Usciamo dagli schemi. Cosa ci hai preparato? Adesso viene il Ferragosto, le feste, le cene con gli amici, la sera, cosa prepariamo? Una bella sangria. Questa mi piace, Antonietta pure sta già guardando perché poi ha detto che la vuole preparare per i suoi amici la sera a casa, perché lei è molto brava a preparare le cene ed è capacissima a fare questa cosa, molto semplice molto, mi hai detto. Molto molto semplice, la sangria è una ricetta versatile, ognuno la fa come preferisce, no? Io ho questa ricetta data da mio cugino Franco De Benedictis, che ringraziamo, bellissima. Frutta fresca, arancia, limone, mela, percoche e pesche. Tagliamo tutto a tocchettini piccoli, qualche fettina giusto per restarla in... per farla vedere più che altro. Poco poco più grandicella. Certo, poi andiamo con le spezie, la cannella, i chiodi di garofano. Adesso prendiamo lo zucchero semplice, zucchero di canna. Vedi. Scioglie benissimo, diciamo, alla fine. Anche dietetica. Sì. Diciamo così. Sì. Prendiamoci in giro. Infatti, Antonietta era per questo. Me ne prepari un po'. Canna. Poi aggiungiamo il nostro vino rosso. Io ho scelto un lambrusco perché è un po' più frizzantino, quindi per le giornate calde sta meglio, bello, freddo, fresco, bello. È gustoso. È gustoso. Aggiungiamo anche una lemon soda per dare il gusto del limone e la frizzantezza della soda. Questa è la preparazione, ma farlo tutto, prepararla tutto insieme, niente di che. Basta. Quando la vogliamo preparare? Il giorno prima, la frutta più macera e più è buona. Quindi abbiamo un vino frizzante, dolce, fruttato e speziato. Questo mamma mia, che buono! Poi alla fine quando lo andiamo ad aggiungere? Cioè, questo te lo faccio fare a te, aggiungiamo un po' di ghiaccio. Ah, questa è una cosa difficile. Ecco qua. Bellissima, bellissima. E poi più uno. E giriamo sempre a piacere. E adesso facilmente la prendiamo e la mettiamo nei nostri bicchieri. Rigorosamente di vetro. Francia, vetro. Guarda qua. Il gusto aumenta. Sì. Bicchieri particolari perché ce li ha e se no vanno bene anche così, ecco. Antonietta, vieni vicino. Ecco qua con questo caldo, prego. Sì. E brindiamo naturalmente. Dopo serviremo anche a tutti gli ospiti qua. E c'è Fabio. Anche a Fabio. Fabio pure sta morendo, sta sciogliendo. E noi qua ti ringraziamo prima di tutto, sei sempre squisita. Voi siete gentilissimi, grazie di queste opportunità che date anche alle cucine nostrane e cilentane. Sempre. Sempre. Faremo grazie. Tante cose insieme. Sempre, sempre, ci aspetta un bell'inverno.
Beh, questa è una bella promessa, grazie, certo. Annunzia, ti ringrazio Antonietta, brindiamo a noi, cin. E a loro che ci seguono, che sempre, ci seguono sempre tanto. Io devo assaggiare e vi dico. È lungo l'assaggio. No, si è vuoi bere tutto? Non lo so. Ah, ecco qui. Bene, è buono? Allora, stai finendo, ma guidi tu? Guidi tu? No, ma guida lei. Buonissimo! Che se ti fermano i carabinieri, non lo so, guida invertita. Invertita la guida. Assaggio, dimmi, dai, assaggio, veramente è eccezionale. Mi devo contenere perché non posso bere troppo alcol. Però è buono, quella, il frizzantino di cui parlavi. Buonissimo, cioè, sì, a me piace, io e lo finisco dopo. Poi devo dire dopo che io l'ambrusco l'adoro. L'ambrusco frizzantino rosso. Anch'io adoro un po' tutto, è difficile che non adoro qualche cosa. Magna, tu lo sai che sono è sempre pronta. Grazie Antonietta. Grazie a voi. Alla prossima e ringrazio Nunzia di nuovo. Vi do l'appuntamento alle... Ma la settimana prossima, quando, appena riesco, non si è disponibile, ci rivediamo con altre ricette. Grazie.